vigilia della partenza della spedizione polacca per il tentativo invernale al K2. I polacchi sono stati dei maestri nel mondo dell'alpinismo invernale, sono loro che hanno in gran parte scritto il capitolo delle scalate nei mesi più freddi sugli 8000. È vero che la generazione di Kukuczka oramai è fuori gioco e i polacchi che tenteranno K2 sono molto più giovani. Dobbiamo ricordare che però alla guida della spedizione c'è un maestro dell'alpinismo invernale polacco, Krzysztof Wielicki, che è una garanzia. Conosce bene la montagna, l'ha già tentata, naturalmente la salita d'estate, ma l'ha già tentata anche d'inverno. Conosce perfettamente l'alta quota, ha salito tutti i 14-8000. Io qualche chance gliela darei. Sono, credo, tra i più titolati a scalare una montagna come quella. Poi naturalmente bisogna vedere il tempo, perché se il jet stream si abbassa e comincia a colpire costantemente la montagna, anche il più bravo alpinista del mondo evidentemente può avere dei problemi, perché i pendii innevati diventano pendii ghiacciati, di ghiaccio verde su cui ogni movimento richiede l'uso dei ramponi, anche la minima pendenza diventa un problema. Quindi a priori non si può dire. Certo che, come dire, a tavolino, viene da pensare che questi siano tra i pochi alpinisti al mondo, degni di tentare con qualche possibilità di successo una montagna come il Capo.